Buongiorno vincitori e bentornati ad una nuova puntata con l'analisi tecnica di Finanza Online. I listini europei aprono in positivo l'ultima seduta della settimana, in scia la buona chiusura di Wall Street e della borsa di Tokyo, nonostante gli investitori continuino a seguire con timore la questione coronavirus. In particolare si guarda con preoccupazione una possibile seconda fase di lockdown negli Stati Uniti. Oltreoceano i casi nuovi hanno toccato ieri un nuovo record giornaliero, tanto che Apple ha deciso di chiudere nuovamente i suoi negozi, circa 32 punti vendita, dopo il balzo di nuovi casi Covid. Sotto riflettori anche le banche USA. Nel presentare ieri i risultati degli stress test, la Fed ha annunciato che nel corso del terzo trimestre i maggiori istituti finanziari dovranno sospendere le operazioni di buyback e fissare un massimo della distribuzione di dividendi. Limitazioni che colpiscono le 34 principali banche a stelle e strisce. La decisione è stata presa dopo che gli stress test hanno messo in evidenza che diverse banche, in uno scenario particolarmente negativo, simulano tenendo conto degli effetti della pandemia da coronavirus. Vedrebbero quindi i loro capitali scendere pericolosamente sotto la soglia minima richiesta. In questa puntata di Trading Floor parleremo come sempre di FTSE MIB e di due titoli, Saipem e Total. Il FTSE MIB apre in rialzo in area 19.400 punti. L'indice non è riuscito a scrollarsi dalla sua debolezza ed è rimasto ancorato a livello statico dei 19.174 punti. Per avere un primo accenno di recupero si dovrà attendere il superamento dei 19.818 per poi mettere il mirino del 61.8 di Fibonacci a 21.155. Resistenza importante anche per la presenza della media mobile 200 periodi. A ribasso invece sarà importante il test di area 18.000 punti, dove passa anche la trenella alzista che ha accompagnato i corsi da metà febbraio. Con il break di 18.000 punti sono possibili bassi marcati verso 16.700-16.000 punti. Si consiglia comunque cautela in questa fase del mercato di difficile comprensione. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Saipem ha ancora un quadro grafico improntato al ribasso. Dopo l'ennesimo tentativo fallito di superare l'esistenza a 2,42 euro, il titolo ha virato al ribasso verso supporto chiave a 2,13 euro. La rottura di tale livello darebbe un chiaro segnale negativo, potrebbe far scivolare Saipem verso 1,95 e 1,77 euro, i minimi toccati lo scorso 16 marzo. Al rialzo invece un primo accenno di recupero si avrebbe con il superamento dei 2,42 euro, che darebbe spazio a una risalita verso 2,58 e 2,82 euro. Raggiunto quest'ultimo livello si chiuderebbe così il grande gap che si era formato nella seduta del 9 marzo scorso. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Quadro grafico in una fase delicata per Total, che da qualche seduta sembra essersi inserito in un canale laterale tra 34 e 37 euro. Sono questi due livelli da monitorare per avere degli spunti operativi interessanti. A rialzo il superamento dei 37 euro potrebbe aprire la strada al titolo verso le sue resistenze a 40 e 41,5 euro, dove passa anche la media mobile 200 periodi. A ribasso invece la rottura del supporto a 34 euro potrebbe innescare accensioni verso basso con target 32 e 30 euro. Il break di quest'ultimo livello darebbe un forte segnale negativo in termini di sentiment del titolo. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.